alla stessa conclusione. Io ringrazio Mila e Sergio perché mi hanno levato un compito importante, perché hanno colto nel segno del perché nasce questo libro e perché qualcuno è rimasto deluso del libro, perché se pensava che dovessimo scrivere l'ennesimo libro sugli anni 70, sulla lotta armata, su chi era più bravo, chi era meno bravo, qual era l'organizzazione migliore, qual era quella peggiore, se a quell'azione quello ha messo il silenziatore, se non l'ha messo, se quella macchina erano in tre o erano in due. Non ci interessa, ci assumiamo la responsabilità politica di tutto ciò che è avvenuto, della nostra organizzazione, parlo per me e per Luigi, ci assumiamo la responsabilità politica delle altre organizzazioni combattenti della lotta armata, ci assumiamo la responsabilità politica degli scontri e del servizio d'ordine del PC e della CGL degli anni 50 e fino ad oggi. Non esistono i buoni e i cattivi, esiste la lotta di classe. Nella lotta di classe ognuno si assume le responsabilità. Noi ce le assumiamo tutte, anche di organizzazioni che non abbiamo condiviso e non condividiamo neppure poi col senno di poi, ci mancherebbe, ma non accettiamo questa logica del potere degli anni di piombo, dei terroristi, dei violenti, dei non violenti, dei più violenti e dei meno violenti. Poi, se ci dobbiamo chiarire, l'abbiamo fatto in più occasioni con compagni di altre organizzazioni, ci siamo messi seduti e ci siamo mandati via quel paese. Però non è nel patrimonio storico nostro né dell'organizzazione che ormai da 30 anni, nella quale da 30 anni ormai milito, la Rete dei Comunisti, che prima non si chiamava appunto Rete dei Comunisti, ma ormai da inizio degli anni 90, noi ci assumiamo il peso storico di vedere se c'è la possibilità di dare un partito comunista alla classe, alle lotte, e di dare la continuità alla ricerca del partito che è vissuta dal dopoguerra ad oggi con tutte le sue contraddizioni e i suoi errori in maniera diversa, in uno scontro che, come diceva Sergetto, è il livello più alto, anche se più contraddittorio, del conflitto di classe perlomeno in Europa. Cioè lo scontro di classe dagli anni 50 ad oggi, compreso in questo momento 50 persone che sono qui, è uno scontro di classe duro, pesante, alla ricerca dell'organizzazione, alla ricerca della difesa e della presa del potere, compagni, perché se no bleffiamo. Innanzitutto ci sono qui fra di noi molti compagni che o direttamente hanno vissuto questa storia o l'hanno vissuta negli anni 70 dentro il Cococe o vicino al Cococe o subito fuori, oppure era l'area con la quale dialogavamo, l'OPR, e quindi Sergetto e Angelino che è qui con noi, poi i compagni che stavano nel Cococe, che stavano nei comitati e nei collettivi del quartiere, per cui saluto Giacinto, Raul, Claudio, Lello e tutti i compagni che Massimo che sono presenti, per cui insomma voglio dire stiamo qua, e questo è già importante, siamo qua, stiamo ragionando, ci confrontiamo e parliamo. Allora, prima questione, il travaglio di questo libro. Il libro lo stavo facendo vedere Rita a Umbertino due o tre giorni fa e a Paolo, c'era scritto libro finito da consegnare all'editore nel 2016. Questo libro era finito nel 2016, lo pubblichiamo, non lo pubblichiamo, io mi sono posto un problema, Luigi subentra dopo, Luigi subentra per una cosa che ho detto al telefono a Sergetto, io c'erano dei passaggi che ero piccolo, io stavo lì a poter operare ma non mi ricordavo, dico lui, ma lì al convegno di Rosolina, ma poi il problema serio con Negri, lo scarsone col piperno, qual era questo e quest'altro. Vi dico che proprio per fare una ricostruzione di questo genere, io devo ringraziare pure dove Antonio, devo ringraziare Mirella, tanti compagni, abbiamo ripreso verbali, interrogatori di processi, storie, metropoli,
i numeri di poter operaio, eccetera, ricostruire, e poi ti mancavano dei pezzi, non ti ricordavi. Per cui chi ho sentito di in una occasione, e quella a Caserta, quella lotta a Battipaglia, c'è qualche imprecisione? Io penso che le imprecisioni nel suo libro ce ne sono un milione, perché io non mi ricordo, per cui delle cose me le ricordo, altre non me le ricordo, altre ci siamo aiutati dai documenti, altri dalla memoria. Oh, ma Sergio, ma che stavamo a fare? Era aprile o era maggio? No? Dico, per dire queste cose, e via discorrendo. Poi ho sentito la necessità, Luigi non è un compagno che mi ha dato una mano a far libro. Luigi è un compagno storico di Potere Operaio, uno dei fondatori di Potere Operaio, uno dei fondatori del lavoro illegale a Potere Operaio, uno dei fondatori, anche se la storia non si sapeva per quello che era, ma qualcuno di noi la sapeva, c'era il Cococe che era la parte legale, c'era un'organizzazione che con vari nomi svolgeva un'attività anche illegale, lotta armata per il comunismo, lotta armata per il potere proletario, poi guerra per il comunismo, formazioni armate per il comunismo, fino a poi all'NCR, diciamo che è una storia che comincia il 69 con Potere Operaio e si finisce con la morte di Claudio Pallone e di Arnaldo in una rapina. Cioè lì si è chiusa oggettivamente. Luigi l'avevano arrestato il 78, Arnaldo e Claudio muoiono il 13 novembre dell'80, l'81-82 poi ci arrestano, e quindi quella storia di fatto si chiude, anche perché una gran parte del Cococe trasmigra nelle Brigate Rosse, cioè quindi i militanti del Cococe, moltissimi, vanno nelle Brigate Rosse. Noi non eravamo d'accordo con quella scelta, abbiamo continuato a fare altro, e poi le cose sono andate come sono andate. Per cui con Luigi ci siamo sempre sentiti, a un certo punto gli ho detto, lui no, non me va questo e quest'altro, lui metteci le mani perché sennò rimangono troppi fuori. E quindi c'è stata questa cosa. Qual è il travaglio del libro? Se dovevamo fare un altro libro, quanti ne sono usciti sulle Brigate Rosse? Non lo so, tantissimi. Sull'autonomia, su prima linea, FCC, eccetera. C'era bisogno di fare il libro sull'FCA? Non c'era più, chi se ne frega, no? Se quella macchina l'ha incendiata Tizio, Gaio, gli ha sparato quello o quell'altro, anche perché fino a un certo punto non l'abbiamo scritto il libro perché siamo militanti comunisti, e ci sono due vincoli. Uno è quello processuale, finché la gente, ci sono reati non prescritti, il silenzio è d'obbligo, e quando i reati sono prescritti il silenzio è d'obbligo uguale, perché c'è la delicatezza, se volete, o la serietà dei comunisti, che c'è bisogno di era così, e noi non mettiamo un nome sul libro, e i reati sono tutti prescritti, non c'è nome, sì, c'è stato Teodoli, c'è stato quello, ma non è gli ha sparato quello, gli ha sparato quell'altro, lo dicono i giudici, ci stanno lì, la macchina l'ha incendiata quello, non è un problema, il problema è questa vicenda, come si colloca in questa storia anomala, riprendendo il libro dell'OPR, questa storia anomala che è la storia con l'S maiuscola del conflitto di classe in questo paese dal 48 al 2022? È giusto parlare degli anni 70 senza parlare degli anni 50 e 60? Diventa una fenomenologia che non ci interessa, perché degli anni 70 se ne parla in due maniere: o se ne parla mitizzandoli, ed è un'idiozia, ragazzi, non date retta a queste storie, non esistono i miti nella lotta dei classi, nemmeno Che Guevara. Che Guevara era un combattente che ha fatto quello che ha fatto con tanti errori, e gliel'ha cantate Fidel, no? Per gli errori che sono stati. Non esistono i miti, c'è il contesto storico del conflitto, ci sono i rapporti di forza, ci sono le necessità, ci sono gli errori, ci sono le contraddizioni, e c'è un percorso, e questa lumaca della storia che va avanti, e che per forza di cose, se il materialismo storico è una scienza, ed è una scienza, per forza di cose dovrà vedere con le lotte soccombere il capitalismo, e noi auspichiamo l'orizzonte del socialismo, poi vedremo quali saranno le cose. Prima questione quindi è questa, la questione degli anni 70,
che su quegli errori, su quelle cose belle, su quelle gioie, danno vita poi agli anni 80, a quelli 90, alla rete dei comunisti, a Osa, a cambiare rotte, eccetera. Siamo quelli che stanno qua, siamo frutto di una storia, compagni. Siamo frutto del fatto che abbiamo metabolizzato storia, compresa la storia del Partito Comunista, compagni. Compresa la storia del Partito Comunista. Perché atteggiarci noi che Centocellaro se eravamo brutti e cattivi e menavamo e attaccavamo i fascisti, non ci dimentichiamo che a Centocelle c'era una delle sezioni del Partito Comunista più dure e più combattive, non dico di Roma ma di tutta Italia, che l'antifascismo lo faceva seriamente. Poi i dirigenti potevano essere di un modo o di un altro, ma gli edili del PC di Centocelle menavano. E amo sentite pure noi delle volte, no? Era gente seria, Angelo se li ricorda, Basettone, tutti questi compagni qua, eccetera, che era gente che noi ci ricordiamo la cacciata di Caradonna del 71-72, ma c'è una cacciata di Caradonna dell'MSI da parte del PC nel 67 che il PC l'ha fatti pure. Quindi poi parliamo pure del PC, questo perché ho saputo che molti del PC sono cazzati per come li trattiamo. No, è chiaro che se i giudici si chiamano Calogero, no? E si chiamano Digna, e si chiamano che ne so, Caselli e tutte, ed era tutto l'apparato del PC, e il PC decide da anni, già da metà degli anni 70, a dire questi sono fascisti mascherati di rosso, perché doveva gestire. Quello è il gruppo dirigente. Se fanno l'AMA, no? Se lì l'AMA c'era il signor Veltroni e D'Alema, che erano ragazzi come noi, eccetera, è chiaro che noi dobbiamo dare responsabilità al PC, ma riconosciamo pure la gloriosa storia del PC, compagno, degli anni 50. Riconosciamo anche un'altra cosa, compagno, che non siamo convinti per niente, lo scriviamo nel libro, che la questione dello stragismo da parte del potere in Italia comincia con Piazza Fontana. Ha ricordato Sergio, c'è stata Yalta, compagno. C'è stato l'accordo di Yalta, c'era la CIA, c'era la NATO ed è stato deciso che in Italia la rivoluzione doveva essere impossibile. Apriremo altri dibattiti che dureranno anni, se Togliatti ha fatto bene sulla svolta di Salerno, se ha fatto male. Se è un traditore non mi appartiene, non ci appartiene alla rete comunista, io parlo dell'organizzazione ovviamente in cui milito da ormai tantissimi anni, no da 3 anni, sono 30, quindi l'ho acquisito, no? Questo patrimonio. Per cui voglio dire, la categoria del tradimento non ci appartiene, compagno, perché Togliatti non si può dire ha tradito, cioè vediamo anche lì il contesto storico, vediamo gli accordi, vediamo la terza internazionale, vediamo la suddivisione, vi faccio un esempio. Che Guevara perde in Bolivia perché il Partito Comunista del Bolivia e prima quello del Venezuela l'hanno mandato a quel paese perché i compagni dell'Unione Sovietica gli hanno detto là, hanno detto gli Stati Uniti che ci dobbiamo fare i fatti nostri perché la divisione del mondo è questa, la coesistenza pacifica è giusta, sbagliata, compagni, noi parliamo 50 anni dopo, è facile, però è giusta, è sbagliata. Quando Fidel gli dice a Che Guevara guarda che in Bolivia non ti segue nessuno, come non ti ha seguito nessuno in Congo, e in Congo dopo un mese che Che Guevara sta in Congo scrive a Fidel, c'hai ragione, perché io gli do i fucili e questi fanno le danze con i fucili, dice qualcosa non funziona, voglio ritornare, e dice se te non capisci il popolo, non è che la lotta armata o la rivoluzione si esporta, devi stare dentro il popolo, devi stare dentro il popolo, è dentro i processi, Fidel sta nei processi, Fidel è vero che erano rimasti in 11, ma sa che giù a L'Avana c'era il sindacato che faceva le rivolte contro il dittatore e quindi intuisce, ci infiliamo là. Il CE non intuisce che quei contadini gli dicono ma che vuoi, no? Noi non ci stiamo su questa cosa e stiamo parlando di, non stiamo a parlare di Luciano che è zero, se getto è un po' più di zero, stiamo a parlare di Che Guevara, stiamo a parlare di qualcosa di importante nella storia dell'umanità, non nella storia rivoluzionaria. Noi pensiamo, compagni, che la decisione della CIA e come andava trattato il movimento sindacale comunista in questo paese si decide con Portella della Ginestra 1948,
il primo maggio, non ce n'è per nessuno. Il problema in questo paese non sono stati i fascisti, è una stronzata. Il problema non è stata la mafia, è una stronzata. La mafia e i fascisti sono stati strumento della Democrazia Cristiana, della CIA e degli Stati Uniti per mettere quella bomba, quella strage, che però era dettata da interessi imperialistici alti nei quali non si poteva uscire dalla NATO. Compagno, 2022, l'altro giorno, stavo a parlare dell'altro giorno, Di Maio dice noi ce ne andiamo perché siamo fortemente vicini all'alleanza atlantica. Il signor Conte dice ma voi siete matti, è una cosa fuori dal mondo. Dopo un minuto che spaccano si va alle votazioni, no, per dare le armi all'Ucraina, e Conte vota ancora più unito di Di Maio. Compagni, questa è la realtà di questo paese. Questa è la realtà di questo paese. Allora noi facciamo i conti con la realtà di questo paese. Pertanto, compagni, governo Scelba, i morti di Avola, di Battipaglia, i morti, le stragi dei compagni della CGIL, la CGIL di Di Vittorio, il PC delle lotte grandi, il PC compagni contro il governo Tambroni, il PC anche in piazza con la base, parlo delle basi, anche a Genova contro il movimento sociale, eccetera. Noi non possiamo disconoscere quella storia perché poi quell'apparato repressivo di quel partito ci ha fatto arrestare. Noi dobbiamo fare storia, dobbiamo capire la storia, perché se no non si va. Quindi primo problema, lo stragismo è, quindi rispetto a quello che dice Sergio, Portogallo fascismo, Spagna fascismo, Grecia, De Gaulle comunque diciamo un presidenzialismo forte, cioè qui in Italia compagni c'era il fascismo di faccia, c'era la Democrazia Cristiana e gli apparati della CIA che in ogni caso finché l'hanno potuta giocare hanno pure tentato qualche goffo colpo di Stato, l'hanno giocata, il problema era controllare i comunisti, finché i comunisti si controllavano d'accordo, se non si controllavano i comunisti sarebbero stati disposti a tutto compagno. Qualcuno di noi che c'ha i capelli bianchi, Angelo sicuro se lo ricorda insieme a me ad altri, io mi ricordo compagni del PC che ci venivano a dire c'è odore di colpo di Stato, ce l'hanno detto, andatevene, e andavamo via compagni, se ne andavamo da casa, perché questo era il clima di questo paese. Questo clima compagni continua, quindi la questione della violenza di Stato è una violenza che nasce immediatamente nel dopoguerra. Immediatamente nel dopoguerra, la questione anomala del conflitto di classe è immediatamente nel dopoguerra. Compagni, la lotta armata non nasce come fenomeno, voglio essere chiaro compagni, non ho mai vissuto, l'ho fatta la lotta armata, non ci stanno problemi a dirlo eccetera, perché ognuno si deve assumere le responsabilità sue, non l'ho mai vissuta compagni come un fine, è uno dei mezzi che i comunisti si danno quando probabilmente pensano, a ragione o a torto, che ci sono le condizioni per dare la spinta. Altra questione, la violenza comunista eccetera, compagni, io penso che l'ideale comunista e l'ideologia comunista è l'ideologia più pacifica di questo mondo. Io non ho conosciuto compagni seri, comunisti seri violenti, non l'ho conosciuto, non è vero. Perché io penso che i compagni che hanno fatto via Rasella non erano violenti. Che cazzo dovevano fare? Dovevano scrivere una lettera al comando del coso dei nazisti a dire per favore domani mattina ne andate. Cioè che dovevano fare? E allora non si può ragionare in questa maniera, non si può ragionare terroristi, criminali, violenti, anni di piombo, non si può ragionare. Perché potremmo cominciare con Giorgiana Masi, con la strage di Via Fracca. Potremmo cominciare con Fabrizio Ceruso, potremmo cominciare a vedere la violenza di Stato, anche quella non degli anni 50 che ci appartiene, e i compagni che hanno fatto
le grandi lotte qui a Roma per l'occupazione delle case, non c'è solo Angelo, c'è pure Roberto, eccetera, si ricordano che cos'era Casalducciato e che cos'era San Basilio. E se ricordano quel compagno che ha preso una riverberata a mezzo al petto, non è che quella lì era dovuta a quella riverberata, quello è cascato lì per terra, compagno. Allora siamo calmi quando parliamo di violenza, eccetera. E i signori ex della sinistra, e così facciamo nomi e cognomi, il signor Paolo Mieli, che era un mio dirigente del potere operaio e adesso è l'anima bella della storia, non può dire, perché guardate, qui c'è una cosa che veramente mi fa ridere. Tutti i gruppi extraparlamentari dicono che gli unici violenti erano quelli del potere operaio. E va. Poi quelli del potere operaio dice no, c'eravamo potere operaio e poi c'erano i Tiburtaro, 600 Cellarossa che erano violenti. E no, non ci si può chiamare fuori in questa maniera. Non ci si può chiamare fuori in questa maniera. C'è un conflitto e va letto. Noi con questo libro non vogliamo, compagni. Veramente, se qualcuno pensa che abbiamo fatto questo libro per esaltare una storia, per andare contro un'altra, è chiaro che, compagni, a un certo punto, come parliamo del PC, come parliamo dei negri, e compagni, a un certo punto parliamo di noi che siamo in carcere e dobbiamo dire in carcere troviamo la dissociazione. E la dissociazione nell'area omogenea era Toni Negri e gli autonomi del Veneto, e bisogna dar nome. E perché sennò poi sennò è facile chiamarsi fuori da tutto quanto. C'era un progetto, il progetto di dissociazione era non tanto un progetto giudiziario, era politico, era un progetto politico. La dissociazione non era dai Brigate Rosse, dai FAC, da Prima Linea o dai NAS. Dissociati dalla lotta di classe, non c'ha più senso, hai perso, è quello che ci dicono sempre, ma non esiste. Compagno, io vi dico una cosa in maniera provocatoria, spero che non avvenga mai, e noi campiamo minimo 300 anni per uno, e tra questa organizzazione ne camperà 700, ma se dovesse morire domani, così non metto nessuno in mezzo, io domani mattina, o se chiude la rete dei comunisti, compagni, la lotta di classe va avanti, la determiniamo noi, compagni, la determinano le condizioni materiali della storia, va avanti, non lo so come si chiamerà rete dei pescatori bis, non mi interessa. Ma la lotta di classe è un percorso, è un divenire che ha alti, bassi, e momenti di sconfitta, momenti di arretramento, momenti di avanzamento. Altra questione del mondo. Non accettiamo dai compagni che hanno fatto anche la lotta armata l'idea della sconfitta. Compagni, noi non siamo sconfitti, noi stiamo qua. Cazzo, è sconfitto chi rinuncia, compagni. I pentiti sono sconfitti, anche quelli altri oltre che giudiziari, quelli sociali. E pentito, compagni, chi si dissocia da di, ti ricordi quel titolo, La fine della storia, non ci sarà più niente, quello ha chiuso, no? I compagni che in contesti differenti portano avanti lotte e sono alla ricerca della soggettività politica che può dare senso a queste lotte, stanno vincendo, compagni. Come stanno vincendo? Dice, ma come c'è arretratezza? Sì, nell'arretratezza del conflitto. In un momento in cui storicamente il PC, i gruppi extraparlamentari, la lotta armata, questa cosa, tutto qua, e l'Unione Europea, compagni, non me potremmo parlare 18 convegni, domani già ce ne abbiamo due, una la mattina e una nel pomeriggio, per cui risparmiamoci, però, compagni, finché c'è l'ingiustizia in questo mondo e il modo di produzione capitalistico che fa i morti, fa 5 ieri, ho visto una statistica ufficialmente, l'ho letta sul contropiano, ufficiali, non quelli che non si dichiarano, ci sono 500 morti sul lavoro, 600, in 6 mesi, in questi primi 6 mesi, ma noi potremmo pensare che la lotta di classe si ferma, ma stiamo a scherzare, compagni. Può essere che vive in maniera non organizzata, può essere che vive in maniera fuori da quelle che sono le organizzazioni storiche, può essere che come USB non la intercettiamo tutta, la intercettiamo a parte, però sta là, compagni, c'è lì questa contraddizione. E quindi è l'altra cosa che abbiamo voluto mettere in evidenza. Altra questione, compagni, che per noi è importante. Dicevo, compagni, la lotta armata in maniera organizzata o non organizzata fa parte del conflitto dal dopoguerra ad oggi. Ma quante cascine
di compagni del Partito Comunista che hanno fatto la resistenza erano piene, no, di fucili e di pistole, perché dicevano sì, ho fatto finta di darle, però stanno là. Quanti morti più o meno non dichiarati ci sono stati nei conflitti post seconda guerra mondiale per una giusta e sacrosanta, rivendichiamo, resa dei conti con dei bastardi che ti avevano ucciso tua madre, tuo padre, i fratelli eccetera? Dice sì, deponiamo le armi, sì sì, togliati, deponiamo le armi, intanto però o tiro giù quello e se ne parla, capito? E intanto è così, perché è così, perché è la dinamica della lotta di classe, compagni. E Feltrinelli e la 22 ottobre e il caro amico e compagno che abbiamo diviso galera e tanta amicizia, la cosiddetta banda Cavallero del compagno Sant'Erno da Nicola, cioè viveva, compagni, sta cosa, viveva, compagni, nei movimenti la difesa armata era normale, compagni. Il 12 marzo del 77 su 70-80 mila in piazza, io penso che ci stavano 30-40 mila pistole, e non erano i 100 ciallacco, a cazzo eravamo 20 persone, cioè tutti, il signor Garde Lerner, Riotta, Liguori, eccetera. Ma perché? Perché devono negare la storia? C'è stato un momento della storia in questo paese in cui si è pensato che o per difesa o per la presa del potere, come pensavamo noi, quindi per attacco, o per comunque dare la spinta, o in una maniera o in un'altra, l'uso della violenza e della forza era insito dai servizi d'ordine del PC al PEDUP, a Potere Operaio, a tutte le organizzazioni combattenti. Questa è la storia. Chi ne racconta un'altra? Non parla. E perché fa come Gino Paolo? Eravamo quattro amici al bar, poi eravamo tre, poi diventavamo due, poi uno e poi stavamo più che lì. Noi non possiamo far questo, perché ci sono i compagni che devono sapere, ma non perché bisogna mitizzare, non bisogna né rinnegare né mitizzare, ma perché siamo continuità di un processo storico. Siamo la continuità di un processo storico che si assume anche gli errori e le contraddizioni. Ultima questione, vedete che non ho parlato quasi, non ho manco nominato le formazioni comuniste, perché non mi interessa. Dico, in quel contesto noi abbiamo pensato una cosa, che ci dovesse essere una struttura illegale armata a supporto delle lotte di massa. Questa era la nostra ipotesi. Tant'è vero, e lo rivendichiamo, compagni, c'è stato fino a un certo punto un coordinamento nazionale che si chiamava Tripartita, alla quale partecipavano le formazioni armate comuniste, i NAP e le Brigate Rosse, che con posizioni differenti ci coordinavano. Noi rompiamo questo momento di coordinamento quando le BR passano da Macchiarini, la base e tutta la parte, quella che chiamavano i vari propaganda armata, eccetera, all'attacco al cuore dello Stato. Abbiamo detto non lo condividiamo, mentre pensavamo a giusto, a ragione o a torto, che bruciare la macchina, che ne so, di un di un capetto, oppure di uno che ne so che sta mandando via la gente che sta occupando le case, per noi era giusto, no? Era un bisogno, non era un bisogno l'operazione Moro, non era un bisogno colpire, come dicevano, portare l'attacco al cuore dello Stato, non era un bisogno proletario. E qui viene una cosa che ci siamo detti con Sergetto per telefono. Io perché approdo all'OPR, Forum dei Comunisti e poi Rete dei Comunisti? Perché riconosco due cose, compagni, in questa organizzazione. Che quando noi facevamo Potere Operaio, la lotta armata, questo e quest'altro, c'era solo un'organizzazione su Roma, una sola, e lo dico, può dar fastidio a qualcuno, non lo diciamo in continuazione. Non è vero che le case di San Basilio o di Casa Bruciato le occupava il Coco Cianoi, era un falso. Noi andavamo dove c'erano i proletari, e quei proletari erano organizzati prevalentemente dall'OPR, dall'Organizzazione Proletaria Romana, e avevano delle occupazioni, devo dire, forti, anche Lotta Continua. Lotta Continua era presente nel proletariato romano, bisogna dire la verità. E questa è una questione. Quindi l'OPR ha una storia che non è coinvolta per niente assolutamente nelle nostre cose, giusto o sbagliate che siano, però la proletarizzazione, compagni. Noi parlavamo di proletariato. L'OPR stava nel proletariato,
E io comincio a riflettere su queste cose. Dopo il carcere, prima del carcere pure, sono rimasto sempre in contatto con Umberto, perché con Umberto abbiamo fatto Pedro Operaio, poi ci siamo divisi, però insomma è un'amicizia che dura da più di 50 anni, un'amicizia, una stronzata sembra da democristiani, è un rapporto da compagni e da fratelli che dura da più di 50 anni, eccetera. Ci confrontavamo, ci vedevamo, io poi ho finito, come hanno dato insurrezione una cosa un'altra, finisco i processi nel 91-92, l'OPR definisce alcune sue questioni interne che ci aveva all'interno, con il dopo Unione Sovietica, e lì io trovo le condizioni per dire st'organizzazione mi appartiene, arrivo a st'organizzazione. Ormai da 30 anni c'è. Ma compagni, scusate, ma se alcuni di noi, facendo un altro nome, tanto per farne uno, Francesco Piccioni, dirigente delle Brigate Rosse, no, perché lo dico io, perché insomma si è preso qualche gasto, e Luciano Vasapollo, da quelle storie di lotta armata approdano a sta rete dei comunisti, se altre esperienze approdano questo e quest'altro a questa esperienza, ma sto PR sta rete dei comunisti ci avrà avuto un vantaggio su tutto il resto che ha cercato in maniera onesta, vi lasciamo perdere i disonesti, di trovare la soggettività del partito. Con Sergetto ce lo siamo detto, compagni, è la proletarizzazione dell'organizzazione, compagni, è questo l'elemento, è questo. Perché se tu stai staccato dal proletariato, se tu stai staccato dai, non dalle lotte, ma dalla classe, e non capisci le contraddizioni di classe, e non capisci che a Tor Bella Monaca votano Lega, e tu devi rapporti il perché, compagni, tu stai fuori dalla dinamica della storia. Noi stiamo facendo questo sforzo. Stiamo cercando di capire in un momento che già dire, ma se dicono sei comunista, ancora sei comunista, sì, ancora sono qui. E ancora ce lo del culo, e quindi dice Lucia, perché te rode sempre il culo? Me roderà il culo finché muore, perché io la mattina mi devo alzare e mi deve rode il culo, perché devo capire come dobbiamo andare. Questa è la condizione. Quindi compagni, qual è la delusione? Un po' del libro, un po' delle presentazioni, ma non ci parli di quando avete ferito quello. Non ci parli di quando hanno bruciato quello, no, perché vedo parlare? Vi parlo di altro, vi parlo di quant'era invece bello il rapporto umano, vi parlo perché mettiamo fortemente Pasolini, compagno. Vi leggo una cosa soltanto, cioè di Pasolini, noi l'abbiamo conosciuto perché Pasolini frequentava Torpignattara, Centocelle, frequentava tutte queste zone ed era un intellettuale fine. Un intellettuale che voleva capire il proletariato e il sottoproletariato. Vedere i film dei Pasolini, compagni, era quella la Roma dove stavamo, era quella la Roma. Lui fa, la gente era mutata, aveva fatto propri i nuovi modelli umani proposti dalla cultura del potere, aveva abbandonato i propri modelli tradizionali. Esistenzialmente venivano vissuti nuovi valori che nella coscienza erano solo nominali. La vita era più avanti della coscienza. Cioè, quanto è bella sta frase, la vita era più avanti della coscienza. La tolleranza necessaria alla ideologia edonistica del consumo poneva nuovi doveri, quelli di essere pari alle nuove libertà che dall'alto e senza potere venivano concesse. D'altra parte, vivere esistenzialmente nuovi valori senza conoscerli era a sua volta una buona ragione di nevrosi. Non c'è Umberto, però lo dico uguale. Quando Umberto dice agli studenti miei, ma fa lo stronzo che beboccia qua, ma bruciate la macchina come lui bruciava i professori suoi, identifica un momento di conflittualità, compagni, che oggi non c'è. Quando Umberto gli diceva alle figlie mie se le è cresciute, no, ma ti ha raccontato papà che rubava le macchine, no, papà faceva via, papà, ma tu ci hai detto sempre che non dovete rubare, e Umberto gli dice, io Luciano Germano non se rubavamo nessuna macchina, andavamo a passare la serata a Campo di Fiori e poi eravamo pagati il tassi, se piavamo una macchina fino a Centocelle la lasciavamo a Piazza di Mirti, non era, noi prendevamo in affitto quella macchina, cioè, allora valore d'uso. Compagni, io lo dico serenamente, lo dico con molta serenità, la politica, il comunismo, il potere operaio, le lotte, no?
ci hanno salvato in quartieri come Centocelle, come la periferia romana. Probabilmente, se non eravamo assorbiti forte dalle lotte, non lo so, potevamo fare i rapinatori, non lo so il cazzo che facevamo, però quella era l'eroina, non lo so, compagni, i quartieri erano quello. Quindi grandissimo merito alla politica che ci ha attratto, con tutti i limiti e contraddizioni, con tutte le stronzate che hanno fatto, a volte senza raccontarle, però nel libro traspaiono. Ci sono state una serie d'azioni che pensavamo più da coatti che da politica, però poi le dovevamo rivendicare perché si facevano le cose eccetera. Però compagni, era questo il contesto, se no compagni, noi mitizziamo un qualcosa che non va mitizzato, è una contraddizione di quel momento. Anzi, l'organizzazione politico-militare, quella troppo seria, fatemi passare la cosa a virgolette, c'è stava stretta, compa. Uno di noi, sentite la deposizione al processo, uno di noi, che è morto, poverino, lo porto nel cuore, Germano Marcani, racconta ad un processo, eccetera, quando poi purtroppo qualche pentito l'ha inchiodato su delle storie, eccetera. Lui racconta, io non volevo andare in Brigate Rosse, a un certo punto mi ci ritrovo, ma io non capivo a questo, perché io dovevo uscire, dovevo stare in Brigate Rosse, però io poi dovevo andare al bar a Centocelle, cioè compagni, non è una battuta, non è sminuire la militanza, e capì che noi venivamo da alcune storie, dalle storie di Centocelle, dalle storie che mettono insieme un momento, e finisco con questo perché mi piace, scusate se la metto sul personale, ma parlo di mio padre come dei nostri genitori. Io nasco nel 55 e a 2 mesi emigro a Milano. Compagni, c'era un progetto oltre che politico economico su questo paese, doveva industrializzarsi, doveva sventrare l'agricoltura del sud. Gli operai dovevano partecipare, i contadini dovevano diventare operai, andare a Torino, Milano e Genova, dovevano dare il loro contributo allo sviluppo e al miracolo economico. I nostri genitori arrivavano a Milano, vivevamo dentro le baracche di lamiera, senza bagni, perché questa è la realtà che io ricordo, vivevamo lì. I nostri genitori andavano in fabbrica, certo, vedevano qualche soldo, dopo 2 o 3 anni mi posso fare il motorino a rate, però Luciano, io mi ricordo, ero piccolo, Luciano, io però pisciavo quando mi pareva, quando stavo in Calabria, e fumavo quando mi pareva, adesso se io devo andare a bagno, lì c'è la catena di montaggio, c'è quel pezzo di merda che è il capito, non me ce manna. E allora Gatto Selvaggio e i cosi e i cacciaviti nella catena di montaggio nascono perché i meridionali si incazzano e non stanno al dominio della fabbrica. Io ti inceppo la catena di montaggio, se blocca 10 minuti e vado a fumare, vaffanculo, e non se ne parla più, perché era quella la contraddizione, e spesso quella contraddizione la mettevano i capetti che erano militanti, erano i sergentini di fabbrica della CGIL e del PCI, per cui le magliette a strisce, i meridionali che fanno gli scontri non nascono perché, sì è vero, la maglietta a strisce era quella che costava di meno, vabbè, però nascono perché bisognava identificare, scusate la ripetizione, un'identità altra del ribellismo e della capacità rivoluzionaria fuori dalle regole della fabbrica, fuori da quelle regole. Quando nel 64-65 molti meridionali che erano stati insofferenti al nord ritornano indietro, c'erano 2 strade, perché a Milano si poteva stare, terroni, razzismo, campavi male, non si poteva campare, non si poteva vivere, molti decidono dove ritornare. Compagni, c'è mi emoziona un po' questa cosa, però è bella, c'è l'orgoglio meridionale. I nostri padri non potevano ritornare in Calabria, perché il ritorno in Calabria di uno che era emigrato era una sconfitta, se n'è andato però ritorna qua, era una sconfitta, e non la volevano dimostrare, per cui la maggior parte si ferma a Roma,
E Roma, il quartiere periferico per eccellenza, largo, perché non era Centocelle, c'era un Centocelle sud-est, no, che arrivava dal quarticciolo Alessandrino, era tutto, si chiamava Centocelle, lo chiamavamo così, poi c'erano i quartieri, eccetera. Lì fanno gli insediamenti per i meridionali, lì ci sta Borghetto Prenestino frequentato da Pasolini. Lì i compagni dell'OPR cominciano a fare le lotte e cominciano a portare la gente a casa bruciata, a fare le occupazioni, e noi andiamo lì. E che cosa subentra? Quello che ricordava prima Miracle, questo, o Sergio, non mi ricordo, cioè questo fatto. Questi figli dei terroni che arrivano qua e li dobbiamo isolare nella periferia, non possono andare alle scuole del centro dove c'è la borghesia romana. Per cui nasce il Francesco d'Assisi, il Boaca, il Benedetto da Norcia, perché i nostri genitori, Lucia, fa quello che te pare, però noi siamo analfabeti, tutti devi laureare, perché era il riscatto, compagno, era il riscatto proletario, era il riscatto. Io lo dico, non me ne vergogno, quando mi sono laureato, io mi dovevo laureare a giugno del 1980, a maggio muore mio padre, perché dopo la vita che ha fatto nelle industrie chimiche di Milano, doveva morire a 50 anni di tumore ai polmoni, di che cazzo doveva morire, era per forza. Il cruccio mio più grosso, sapete qual è? Ho dovuto rimandare la tesi e mi sono laureato a dicembre, e piangevo quando mi sono laureato di nascosto, perché mi vergognavo a piangere, perché dicevo papà non mi ha visto laureato, perché era la cosa che lui voleva. E allora compà, o si capisce questo o non si possono capire le storie. Allora, perché il Francesco d'Assisi, il Boaga? Perché i figli di quelli che buttavano i cacciaviti arrivano là e trovano invece che il comando di fabbrica, il comando da preside, questo fa così, no, vaffanculo e te brucio la macchina. Perché è così, compagno. Perché non lo accetto. Perché non l'accettavamo. Perché mio padre a 15 anni e io sotto l'egida di Germano comincio a fare politica e mi trovo, lo chiama la polizia. Perché facevo il primo, c'erano i compagni del Cronstadt che avevano occupato la scuola, i compagni lì al Francesco d'Assisi, compagni del Cronstadt, mi trova con un megafono a 14 anni e dicevo, oh, ma io devo mandare al liceo, non a Stalingrado, cioè sta battuta. E fa, questa me la ricorda Germano quando stavamo in isolamento a Coso, a Re Bibbia, perché fa, chiama Germano, c'era Odorizio, c'eravamo tutti quanti, dicevo come vi chiamate? Comitato dei Centocelle, a voi fra qualche anno la fanno pagare il Centocelle e non vi abbasserà. Quando ci arrestano e tutto il braccio di isolamento delle Bibbia, chi c'è sta qua? Perché non si poteva, Germano, de là chi c'è sta? Massimino, de là chi c'è sta? Eravamo tutti noi, Germano con la sua sarcasmo che aveva. Ah, oh, te lo ricordi che aveva detto tu? No, mio padre è morto, che so, ricordi? Ha detto che Centocelle non ha passato, se siamo presi il G13, il G2, gli stavamo tutti. Questa è la vita, compagni, questa è la vita, sono storie di vita, e sono storie di vita che devono servire a voi, compagni, senza miti, senza niente, senza rancori. A chi non gli piace sta storia, c'è sta del PC, dei Brigate Rosse, di quello che va bene, scrivesse un'altra, non è un problema, compagni. Non è un problema. Noi abbiamo voluto semplicemente dire, il travaglio lo sapete quando è finito, comincio col travaglio e concludo il travaglio. Non ci stanno più, i reati sono tutti prescritti. Abbiamo deciso di non mettere un nome. Non mettiamo un nome nemmeno di quelli che se siamo presi le condanne, dice ma sei condannato? Dico no, non dico chi ha fatto, non è costume nostro, non esiste questa cosa. E in più, compagni, volevamo rappresentare. Infatti, mi è sbagliato come lo presentano, dice è la storia dei Centocellari, no, è una storia. Nella storia della lotta di classe in questo paese ci stanno mille storie, i servizi d'ordine, il PC, il manifesto, il PEDUP, Anguardi Operai, le Brigate Rosse, Prima Linea, ci stiamo anche noi, e Centocelle è la continuità di quelli, e le magliette a strisce del nord trovano i figli a Centocelle più incazzati e più rabbiosi dei genitori, e danno continuità a questa storia. Ci piace la rosa di Gerico perché è un fiore bellissimo, che chi si occupa forse di più di questioni, cioè è un po', conosce eccetera, perché è un fiore che senza l'acqua appassisce, cioè tu gli daresti un calcio e dice morto, perché diventa proprio secco.
come ritorna un pochettino d'acqua, ritorna bellissimo verde. Infatti i cattolici lo usano per il loro discorso di resurrezione, dicono che sotto il crocifisso, quando muore Gesù Cristo, tutte le rose di Gerico appassiscono, quando lui risorge, no? Invece la realtà è che con l'acqua risorge. Compagni, sta acqua, sta qua, ecco, sta acqua, sta nelle lotte, sta a sembrare domani, sta nei blocchi che abbiamo fatto ieri, sta qua, dice, oh, ci vorrebbe di più, e grazie, ci vorrebbe, e io non ho fatto mai le lotte, né oggi e né quelle di ieri, per divertirmi. Io voglio prendere il potere, compagni. Io voglio il potere socialista in questo cazzo di paese, lo vedrò, forse no, non mi interessa, ma io lavoro per questo, per cercare di creare le condizioni che quello che una volta si chiamava il partito informale di Mirafiori, oggi è il partito informale di comunisti, possa diventare partito, e non che ogni mattina si sveglia uno, fa una scissione e si chiama partito comunista. Lo sapete il giorno più bello a Francesco d'Assisi mio qual è stato? Mi pare 73 o 74, forse voi ricordate voi, quando hanno fatto evade Curcio, che era il 74, la cosa più bella qual è stata? Se guardavamo, l'auto, te lo ricordi, vi ricordate tutti, stavamo a fare l'assemblea, cioè io dicevo, Curcio hanno fatto evade, che cazzo è qua, abbiamo i passamontagna, se mettevi i passamontagna, famo un corteo interno dentro il Francesco d'Assisi, Curcio è libero, qui passamontagna. Finisce là, sera, abbiamo gioito di questo corteo interno, Curcio è libero, giorno dopo il Corriere della Sera esce e fa, stato liberato Curcio di qua e di là, manifestazioni di solidarietà in varie parti del paese. Fiat e Mirafiori, un corteo interno incappucciato grida Curcio libero e qua di là. Abbiamo notizia che anche al Francesco d'Assisi, un corteo incappucciato, allora ho detto, cazzo, noi e Mirafiori. Io cazzo, ma noi e Mirafiori, vedete, la cosa pure di gioia dei Cassini, c'aveva 64, c'avevo 19 anni, no? Noi e me, la mitica Mirafiori che inneggiamo al momento di libertà. E allora, compagni, queste sono le storie. E come ho detto l'altro giorno a Bologna, compagni, se vi arrampicate e l'avete fatto sopra una scuola, mettendo lo striscione, no all'alternanza scuola-lavoro con tutta la bestialità che questo rappresenta, e purtroppo vi prendete una denuncia per questo, è molto più radicale in questo contesto e costruisce molto di più quello che le macchine, la pistoletta, il pistolettino, le stronzate o le cose che a quel tempo forse avevano un senso, oggi non l'avrebbero assolutamente. Il problema è la radicalità nel conflitto. Oggi quello è radicale, quello che fate voi è radicale ed è importante. Vi dico solo una battuta che me l'ha fatta pensare Giacomo. Alla fine ci sono le sentenze. Noi per lavoro illegale di potere operaio, fino all'MCR c'era, io, Luigi c'era, tutti quanti, prendiamo 5 anni di carcere. Mi dice Giacomo che per la manifestazione non autorizzava, hanno, hanno preso 7 anni, 8 anni, che cazzo, cioè voglio dire, cioè, a noi ci imputavano cose abbastanza serie, cioè, quindi è la radicalità delle cose e quindi continuiamo il nostro lavoro con serenità, tranquillità come la lumaca, lenta ma inesorabile.